Secondo un'indiscrezione, Chiara Ferragni avrebbe chiamato l'ex marito Fedez furiosa per la sua presenza a Forte dei Marmi nello stesso weekend in cui c'era lei. Secondo un'indiscrezione molto recente, Chiara Ferragni avrebbe chiamato l'ex marito Fedez furiosa. L'imprenditrice digitale non avrebbe gradito affatto la presenza del rapper a Forte dei Marmi nello stesso weekend in cui c'era anche lei. La conduttrice di Pomeriggio 5, Mirta Merlino, ha svelato cos'è successo tra loro. Chiara Ferragni, la telefonata lamentosa con Fedez, in una delle ultime puntate del talk condotto da Mirta Merlino, Pomeriggio 5, si è parlato di come ormai il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez sia sempre più incrinato. Le frecciatine tra i due ex sarebbero ormai all'ordine del giorno. Da quando è stata annunciata la loro separazione, non hanno neanche tentato di nascondere la crescente tensione tra loro. Negli ultimi giorni, secondo delle fonti vicine alla conduttrice, ci sarebbe stato un nuovo battibecco molto acceso. Nelle ultime settimane Fedez sembra essersi dato alla pazza gioia, tra gite in yacht, serate in discoteca e diverse segnalazioni di possibili flirt. La sua ex, nonostante si sia parlato di un pranzo fuori con un cavaliere misterioso, è stata più riservata. Lo scorso weekend, però, l'imprenditrice digitale si è recata a Forte dei Marmi. Inspiegabilmente anche il rapper di Rozzano era lì e l'influencer non avrebbe affatto gradito la sua presenza nella stessa località. Secondo delle fonti vicine a Mirta Merlino, qualcuno avrebbe sentito la Ferragni lamentarsi animatamente al telefono. Tra l'altro vi stavo raccontando che una persona che era in un negozio di Forte dei Marmi, ci ha raccontato che lei stava al telefono. Stava parlando con qualcuno e si stava lamentando del fatto che lui fosse andato lì a Forte apposta per rompere le scatole e per farsi notare, ma poi per rovinarle il suo weekend da protagonista. Se è successo come al Festival di Sanremo? Beh, onestamente, pare che da lì sia partita proprio la crisi. Il problema è che siamo sempre al solito punto. Il protagonismo di una donna, gli uomini lo soffrono un po'. Tutte le volte che lei era protagonista, lui aveva bisogno di farsi notare. Nello studio di Pomeriggio 5 una giornalista ha voluto evidenziare come al momento Fedez non faccia altro che far parlare di sé. Il suo sarebbe un atteggiamento infantile arricchito da tante frecciatine nei confronti della moglie. Va detto che per un milanese tipo è normale andare a Forte dei Marmi nel primo weekend decente. Poi posso dire che mi hanno detto che lei non ha nuovi amori. Ha un grande amico che l'aiuta ed era con lei. La gente li vuole rivedere insieme. Diciamo che c'è la sindrome di Albano e Romina.